Non me l'hanno specificato. Allora, se mi viene detto. Signore altitonante, stamattina abbiamo fatto insieme un sopralluogo per il quartier Tessera, dove c'è stato un forte impegno della regione Lombardia e anche della sua attività politica, anche come consigliere comunale cesanese, no? Un impegno che abbiamo mantenuto nel 2013, appena eletto in consiglio regionale. Mi ero impegnato affinché il quartiere Tessera avesse una svolta. È un quartiere del 1967 con circa 1000 unità immobiliari dove non erano stati fatti praticamente interventi. Solo l'anno scorso 600 interventi, un investimento di 2 milioni di euro solo sull'amianto, altri 2 milioni di euro sulla centrale termica e adesso si rifaranno tutti i marciapiedi e le coperture. Io credo che sia un messaggio importante. È un quartiere dove non esiste per fortuna l'occupazione abusiva e ci sono tanti cittadini, tanti inquilini che si stanno impegnando, che danno il loro contributo affinché questo quartiere rimanga dignitoso. Questo dobbiamo dargli atto. Da parte nostra, Regione Lombardia, il mio impegno politico come consigliere regionale della Lombardia e come consigliere comunale di Cesano Boscone è quello di poter migliorare giorno per giorno, come ci eravamo impegnati 3 anni fa, questo quartiere, perché è uno dei simboli dell'accoglienza sul territorio della Grande Milano. E con i comitati di inquilini come sono le relazioni, i rapporti? Pare che anche questa mattina durante il sopralluogo tutti i comitati inquilini abbiano un atteggiamento propositivo, proattivo per migliorare la qualità della vita in un contesto che negli anni scorsi è stato molto difficile. I rapporti con l'amministrazione comunale come sono tra ALE, Regione e Comune? Io in questa veste, l'ho detto sin dall'inizio della legislatura in Comune Cesano Boscone, non sono arrivato con l'atteggiamento di opposizione contro il governo del PD. E noi votiamo a favore quando ci sono proposte serie del sindaco PD e soprattutto io ho un impegno a 360 gradi che va dal quartiere popolare Tessera, dove la regione è protagonista con l'ALER, fino ai finanziamenti per le strutture sportive che ci sono stati grazie alla regione Lombardia, e quindi il mio ruolo è quello di poter aiutare questo paese, questa città, Cesano Boscone, a poter crescere nella qualità di vita per i cittadini e soprattutto per i figli. Grazie.